Si comincia da una partita che lascia positività, anche se amarezza per questo gol arrivato abbondantemente al tempo di recupero, però ha dato belle certezze, eccetera. Oltretutto avevi chiesto continuità tanto tempo fa e adesso la continuità dei risultati è veramente sostanziosa. Domani, a mio avviso, è una partita più delicata di quello che può sembrare, quindi un tuo riassunto. No, riguardo alla partita col Padova ci portiamo a casa grandi certezze e grande fiducia di essere sulla strada giusta, che stiamo facendo un percorso molto positivo, non solo di risultati ma soprattutto di prestazioni, sono proprio quelle che andavamo a cercare e sono le cose che ci interessano di più, la continuità di prestazione. Poi i risultati arrivano di conseguenza. A volte, come l'altra sera, non siamo stati premiati fino in fondo, anzi sicuramente non siamo stati premiati come meritavamo, perché abbiamo preso un gol così, un po' casuale, però. Siccome ci diciamo spesso che siamo qua per costruire qualcosa e per ragionare una partita alla volta, sicuramente anche la partita dell'altra sera la portiamo via come una cosa, come una prestazione positiva e ripeto, la sicurezza, la certezza di aver fatto, di essere sulla strada giusta. Poi ogni partita presenta difficoltà diverse, sicuramente con l'Arzignano ci saranno delle difficoltà diverse da quelle che abbiamo dovuto affrontare col Padova, perché indubbiamente non hanno il valore del Padova dal punto di vista tecnico, però hanno altre qualità e dobbiamo essere bravi ad affrontare anche squadre con altre qualità e anche lì dando continuità alle nostre prestazioni, al nostro spirito, cercando, dovendo arrivare a quello che cerchiamo dall'inizio della stagione, la prestazione, la prestazione, la prestazione, la continuità di prestazione. E dobbiamo farlo anche con l'Arzignano, consapevoli che loro domani. Per loro fa parte della storia, loro venire a giocare a Vicenza, per loro rientra nella storia del calcio di Arzignano, noi invece dobbiamo prenderla come una gara, sì, un derby, però dobbiamo prenderlo anche quello come uno step di crescita. Senti, fisicamente come stanno gli acciaccati, diciamo, o comunque la squadra disponibili Dalla al via? partita dell'altra sera non abbiamo avuto nessun tipo di problema, quindi sicuramente è una cosa molto positiva. Recuperiamo, penso, 100%, 99 su 100, abbiamo l'allenamento oggi pomeriggio, però credo si riuscirà a recuperare Talarico. Rossi è recuperato, però dobbiamo valutare qualcosa, mentre Proia si andrà purtroppo ancora un pochettino per le lunghe perché dagli ultimi esami non è ancora a posto al 100%, quindi siamo messi bene, direi, no? Senti, la scelta a Padova di partire con Sandon era determinata dalle condizioni forse non ottimali di Lezza e quindi domani c'è da rivedere. Erano determinate dal fatto che Sandro sta facendo benissimo e Sì. quindi chi gioca e merita di stare in campo ci sta, a Quindi prescindere. Poi Laezza è un giocatore forte, lo sappiamo, sì. e sulla scelta di domani, giocando una partita dopo 4 giorni, può essere che qualche giocatore possa cambiare. Però se no l'altra sera l'ho scelto perché sta facendo bene, merita Non di volevo sapere giocare. se domani sera così continui con È Sandone. un dubbio, ma può essere Cuomo, può essere Golemic, nel senso non è che Sandone è predestinato ad No, no, essere quello. sostituito, nel senso Sì, 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 sì. io veramente considero lui un giocatore all'altezza degli altri al di là dell'età.
lo sta dimostrando sul campo come Talarico è stato fuori per una questione fisica e poi quando rientrerà al 100% non c'è l'età che tenga, come ho scelto Tronchino al posto di Cavion, poi qualcosa può anche cambiare, però Cavion nel invece come complesso. sta? Cavion sta Cavion bene, sta recuperato. meglio, Ok. Cavion sta meglio, ma ci sta portando dietro questo problemino che non lo debilita al 100%, ma che lo rende disponibile. Anche l'altra sera comunque è entrato, ha fatto la sua parte e sta leggermente meglio rispetto a 10 giorni fa, 15 giorni. Senti, stabilito che Costa ha giocato bene, eccetera. Pensi di dargli un respiro a questa partita? Anche lì è Perché un ruolo dove Greco si sta comportando in modo veramente molto positivo, sia in allenamento che in partita quando entra. quindi Quindi può essere anche quella una valutazione però da fare. Ci sono dei ruoli dove possiamo avere un bel dualismo, buone alternative, che davanti abbiamo sempre ragionato di avere 3 attaccanti e certo. quindi anche lì può esserci qualche variazione nel Sì, tema, no, volevo però capire se a Costa pensavi di dargli, ma proprio per farlo respirare, perché no, subì perché anche un poi alla ruolo di fine dispendio di energie sì. enorme. Però è un giocatore che ha doti tecniche e fisiche sopra la norma, quindi non ha problemi a fare la partita dopo 4 giorni, pur sapendo di avere Greco che può fare sia il mezzo che lì. Delle Monache invece, come lo vedi, che è ancora un po' Le un Monache oggetto sta indeciso. bene, vi dico la verità, è arrivato in un momento dove stiamo trovando la quadra in un certo modo, per cui è sicuramente un po' penalizzato, lo vedo bene in allenamento, lo vedo positivo in allenamento, quindi ha solamente bisogno di trovare, e anch'io ho bisogno di trovare il momento giusto per metterlo dentro e che possa dimostrare le sue qualità. Poi, come stavamo dicendo prima, come Sandona ha aspettato il tempo giusto e ha dimostrato, quindi non guardo carta d'identità e guardo solamente i valori che poi vengono messi in campo. Senti, proseguo con il discorso della collega prima, no? Della continuità. La continuità ti ha dato anche nelle ultime 6 partite un crescendo, perché siete cresciuti sempre di più, fino a Padova, perché a Padova avete fatto un ottimo, soprattutto primo tempo, ma anche secondo. Quindi è una crescita continua. Fino a dove puoi crescere? Cioè, tu vuoi cercare di crescere fino ad arrivare ad avere la crescita massima ai playoff in due parole? Sì, l'ideale sarebbe quello. L'ideale sarebbe quello e dobbiamo puntare, mirare a quell'obiettivo lì. E la crescita poi avviene continuando negli allenamenti con l'intensità, lo spirito che stanno mettendo i ragazzi, perché è una squadra che può crescere ancora sicuramente fisicamente, può crescere ancora dal punto di vista delle idee di gioco. E sono particolari che andiamo ad analizzare tutte le volte. L'altra sera abbiamo fatto un'ottima gara, però ci sono stati degli episodi da migliorare o da prevenire in alcune situazioni dove magari non abbiamo preso gol o dove non abbiamo rischiato di prendere gol. Però sono situazioni dove in allenamento vai a cercare di migliorare, perché ogni gara, come dicevo prima, presenta delle difficoltà diverse, dei problemi diversi. Domani sicuramente ci sarà una partita più fisica rispetto a quella che abbiamo giocato a Padova, dove abbiamo affrontato una squadra, in realtà anche l'Arzignano, una squadra che non disdegna il gioco, comunque è una squadra che viene organizzata. Però sicuramente il Padova, quando aveva la gestione della palla, ti poteva mettere in difficoltà, in effetti. Nell'ultimo quarto d'ora, quando ci hanno messo indubbiamente pressione. Poi sono stati bravi lo stesso, al di là dell'ultimo tiro, a difenderci bene, a concedere poco per essere una squadra importante. Però domani avremo delle difficoltà diverse, quindi dobbiamo dimostrare anche domani di essere bravi nell'affrontare l'imprevisto e le situazioni che ci presenterà una squadra come l'Arzignano. Domani sarà peraltro anche un giorno particolare per il Vicenza perché oggi è l'anniversario della fondazione, quindi anche i tifosi annunciano una bella coreografia. Questa è una cosa che fa indubbiamente piacere. A me è spiaciuto l'altra sera non dargli la gioia di una vittoria,
Beh, sicuramente anche ai ragazzi è spiaciuta questa cosa, però credo possano andare orgogliosi della gara che abbiamo fatto, della trasferta che è stata fatta, così come noi siamo consapevoli della spinta che ci possono dare, dell'aiuto che ci possono dare, per cui domani ancora di più la loro presenza e la loro partecipazione a noi ci dà una carica maggiore e ci rende anche responsabili di dover dimostrare in campo quello che stiamo facendo fino adesso. Senti, la partita di domani, visto che l'avversario è diverso, come hai appena spiegato, è una partita a tuo avviso da affrontare subito a muso duro, molto aggressivo, oppure meglio? No, bisogna giocare dall'inizio alla fine come abbiamo fatto fino adesso, senza fare calcoli. E come abbiamo detto prima, non facciamo calcoli sulla classifica, non facciamo calcoli, dobbiamo ragionare solo di crescita. Abbiamo una strada davanti, dobbiamo percorrerla cercando l'obiettivo, andando a prenderci l'obiettivo che abbiamo in testa e in mente, che è quella di crescere di prestazione per prestazione, lavoro partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. Non dobbiamo farci distogliere da ci accontentiamo di fare questo, un punto può bastare, noi dobbiamo ragionare una partita alla volta. La mia domanda era se era da aspettarsi un Vicenza molto aggressivo fin dall'inizio rispetto... Sì, vogliamo affrontare sicuramente questa gara con l'impatto, l'impronta nostra, e in questo momento siamo anche molto in crescita come durata di gara. A Padova abbiamo alzato sicuramente l'intensità, al di là di qualche episodio che una squadra forte come il Padova ti può causare, creare, però siamo stati in partita fino alla fine, con attenzione, con cattiveria, con domani dobbiamo affrontarla così, perché sappiamo che l'Arzignano verrà qua per fare la partita della vita, la loro storia calcistica sarà segnata da queste gare contro il Vicenza, quindi ci dobbiamo aspettare la loro società, il loro ambiente che s'aspetta questa partita almeno dall'anno scorso, quindi noi dobbiamo azzerare quello che è stato fatto mentalmente fino adesso, consapevoli di quello positivo che stiamo facendo, e andare in campo a fare un'altra partita al massimo. Mister, una delle tue mosse vincenti è stata quella di dare fiducia a Trucci in mezzo al campo. Ecco, a Padova la squadra ha giocato benissimo, ma non abbiamo visto il Trucci che avevamo visto nelle ultime partite. Come sta il ragazzo? È in calo di forma? No, è una cosa normale, fisiologica. È logico che non tutti possono essere sempre protagonisti di una gara perfetta. Lui dal punto di vista difensivo anche a Padova ha fatto una gara importante, poi sicuramente l'ammonizione lo ha frenato e quindi credo che sia stato questo un po' il motivo. La mia sostituzione è stata fatta anche proprio in virtù di questo e soprattutto perché in quel ruolo comunque sappiamo Michele Cavion che fino a qualche gara fa, quando stava bene al 100%, aveva fatto bene. Dobbiamo tenere conto, ma questo è un rischio studiato che tu conosci perfettamente, che qualche volta per il tipo di gioco che facciamo a centrocampo ci troviamo in inferiorità numerica. Sì, se non abbiamo l'aiuto degli attaccanti, ma fino adesso, quando abbiamo avuto il supporto di Ferrari, di Rolfini, di Pellegrini e della Morte soprattutto, l'inferiorità numerica si sente un po' meno. Poi per come gioca l'Arzignano, probabilmente proprio nella zona centrale potremmo avere qualche difficoltà, però i due o tre giocatori, ripeto, con chi ci dà una mano davanti, possiamo sicuramente sopperire a questo e sviluppare le nostre qualità in altre zone del campo. Mister, tu hai detto, lo dici sempre una partita alla volta, nell'obiettivo playoff ovviamente, quindi non, nessuna tabella, nessun conteggio di quanti punti ci serviranno, si va avanti una alla volta,
Non avete fatto conteggi, tabelle, no, prospettive adesso per se arrivare... vogliamo fare una tabella banale scontata, se dipende da noi, perché siamo in vantaggio sulle altre già così con una gara da recuperare, però abbiamo visto la Triestina sembra risvegliata e l'Atalanta comunque è una squadra forte, quindi se raggiungiamo in virtù del terzo posto dobbiamo pedalare, quindi senza far conti sugli altri, una gara alla volta e mettere, come abbiamo fatto fino adesso, in cascina certezze, sicurezze, fiducia, questo è quello che stiamo facendo e vogliamo fare. Mi riferivo anche al fatto che magari arrivando come migliore terza dei tre gironi, no, è ancora un vantaggio sì, in più. Sì, però anche questo è una cosa che influenza molto i playoff, perché due anni fa quando ho fatto la semifinale col Palermo, il Palermo aveva il vantaggio del risultato, poi è vero che abbiamo perso in casa e perso anche là, però siamo andati a giocare a Palermo con 33.000 spettatori contro, e quindi recuperare il risultato già negativo di casa era anche un pochettino più complicato, sapendo che loro avevano anche il risultato vantaggio a favore, per cui anche questo, però siamo abbastanza in linea con gli altri gironi, più o meno siamo lì. Quindi non dobbiamo stare a ragionare troppo, pensiamo alla partita alla volta che ci viene più comodo. Un'altra cosa che fa la differenza, poi chiudo, rispetto al passato, è che adesso gli altri hanno paura di noi. Sì, sicuramente stiamo così facendo prestazioni dove anche gli altri, ma in genere del Vicenza hanno sempre tutti paura, perché la qualità dei giocatori è conosciuta, diciamo così, quindi la prestazione, la gara ogni tanto magari la fai. Adesso però sanno che se noi, come stiamo facendo ultimamente, andiamo in campo con questo spirito,